Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Questo è Testamento Olfattivo, dove parliamo di profumi e fragranze e oggi, come vostro Grinch di fiducia, vi voglio portare tre fragranze natalizie che mi ricordano il profumo dell'albero di Natale. Piccolo spazio pubblicità, parleremo di tre fragranze, due delle quali troverete qua sotto le recensioni di The Cantankerous, che ha fatto un video per appunto due delle fragranze che andremo a trattare e che ringrazio per avermi fatto scoprire. Ma partiamo con appunto le mie scelte. Prima scelta, Eterno di Simone Andreoli, un legnoso cyprié che nasce nel 2016 con un'apertura interessantissima di pepe nero speziato, bergamotto e foglie di agrumi, e qui tutto sembra un bosco molto allegro e speziato, ma già in apertura noi sentiamo, non appena andiamo a nebulizzarci la fragranza, un sentore di bosco, un sentore oscuro di un bosco oscuro dove la legna sta bruciando o anche è già bruciata. Immaginatevi una fiaba dell'orrore, Hansel e Gretel, dove la strega si è già mangiata i poveri Hansel e Gretel e la capanna è stata abbandonata dopo aver mangiato il ricco bottino. Ora, come sempre, non riesco a fare a meno di orrore e terrore anche a Natale. Scusate, come vi dicevo prima, il Grinch sovviene a me molto spesso, ma è vero, questa fragranza apre in maniera molto fumosa e molto oscura, ma va avanti ancora di più nelle note centrali della sua piramide in questa oscurità. Ci addentriamo sempre di più nel bosco, un bosco che ha sentori di labdano, ha sentori un po' più delicati di eliotropio, ma è proprio un pochetto di eliotropio. Perché qui abbiamo tanto labdano, tanto incenso e quindi abbiamo molta, molta fumosità e anche molta legnosità. Abbiamo un centro con l'opoponax, appunto con l'incenso, con l'eliotropio e abbiamo questa zona così fumosa che va nella nostra base del profumo ad avere finalmente la resina di abete, quindi del nostro albero di Natale, accompagnata con sostenuto cuoio, con legno di sandalo, e quindi abbiamo un bel sostegno legnoso, una fragranza fortemente legnosa, fortemente incensata. Abbiamo questo cuoio affumicato e queste resine che sono molto voluttuose, molto balsamiche all'interno di un profumo che principalmente sa di legno bruciato, di incenso. Nella base del profumo abbiamo l'olio di cipriolo, siamo proprio all'interno di una foresta, di un bosco senza un'ombra di luce, un bosco che ha questi sentori così meditativi che ci riportano, come vuole dire il nome della fragranza che si chiama Eterno, ai nostri ricordi eterni. Noi ci fermiamo all'interno di questo bosco e meditiamo, abbiamo modo di pensare a tutto quello che veramente è per noi eterno, perché davanti alla natura siamo sommersi dal vero significato delle cose e credo che fosse un po' quello che ha cercato di portare come immagine di eternità Simone Andreoli, anche se parla di un bosco che è bruciato dal sole, quindi una fragranza che dovrebbe essere ipotizzata in estate. Non è una fragranza sicuramente estiva, non mi rimanda ad un bosco durante l'estate, ma ad un bosco durante l'autunno e l'inverno, dove ci siano delle casette nel bosco, appunto, che stanno bruciando, i caminetti sono accesi, insomma, non c'è un sentore di estate in questa fragranza, è molto dark questa fragranza e anche molto adatta alle feste perché comunque languida, ha questa zona di resine che gli danno un non so che di ambra e mirra, anche se non sono note appunto presenti, quindi io ve la consiglio
consiglio caldamente come fragranza molto fumosa ma anche leggermente ambrata a mio naso. La seconda fragranza, che forse è quella che più mi ha colpita tra le tre che vi vado a portare perché la trovo molto particolare, è di un marchio che si chiama Imaginary Authors. Imaginary Authors è un marchio di Portland, il naso dietro a questa fragranza è Josh Meyer e si presentano come libri di fragranze, quindi contengono queste copertine di libro, contengono il profumo e lo descrivono, sono come delle storie raccontate attraverso il profumo e questa è un'immagine che mi piace tantissimo. E questo profumo si chiama Cape Heritage ed è veramente un profumo balsamico con delle note di calore e di balsamicità che sovvengono in continuazione intercalandosi. Inoltre questo profumo è potentissimo, ha una scia duratura, una potenza di appunto durata, stillage, che mi ha colpita tantissimo ed è anche molto confortante. Io ho trovato un profumo estremamente confortante perché ha una nota insolita all'interno di tutte note che ricordano un pochino appunto come dicevo l'albero di Natale e anche delle fragranze un pochino dark e oscure perché ci sono tante legnosità. Questo in particolar modo fa parte della famiglia dei legnosi aromatici e troviamo vari sentori che adesso vi andrò un po' a raccontare. Qui abbiamo una piramide olfattiva interessantissima con resina di pino e abete, quindi l'albero di Natale c'è tutto, però abbiamo anche la cicuta, attenzione all'amarezza, abbiamo delle foglie di vaniglia, quindi un po' di qua e un po' di là, una diversità di fragranza. Abbiamo la fragola. La fragola è l'elemento molto particolare di questa fragranza. È un po' la pazzia della fragranza e anche il motivo per il quale mi piace particolarmente. E poi c'è un accordo di nebbia di montagna. Non so cosa possa essere, ma è un accordo immaginario come sono immaginari i racconti olfattivi di questa casa di profumi. Io lo trovo sorprendente perché appunto alterna dei momenti di grande calore a grande balsamicità data da queste resine e in più c'è questa fragola che è un po' scirocco per la tosse all'interno appunto di qualcosa di balsamico ma allo stesso tempo è terribilmente confortante, malinconica. È veramente molto interessante, non è per nulla banale, non è un profumo che data la nota di fragola possa essere poi visto come un profumo femminile, no, rimane un profumo molto oscuro con questa nota che è di fragola quasi medicinale, però allo stesso tempo non puoi fare a meno di continuare ad annusarla e dura tantissimo come vi dicevo, quindi voi avete questa continua alternanza in cui sentite la fragola, sentite le resine, sentite la parte più amara della cicuta, anche più insomma fastidiosa se vogliamo dire, una cicuta è qualcosa di un po' particolare da mettere all'interno di un profumo e l'aria di montagna è questa spaziosità di questo bosco, di questa foresta insomma che stiamo attraversando, è un accordo boschivo che però non è possibile analizzare così ma dà grande profondità a questo profumo che io reputo veramente la proposta più interessante anche se passando alla terza fragranza vi parlo del capostipite e il capostipite di questo genere di fragranze è per me il genio di Serge Lutens con Phil et Nagil. Phil et Nagil è stato il primo, credo sia il primo a portare, sia stato il primo a portare un profumo che sapesse di abeti, di pini, di conifere così tanto resinose. Questo mi assomigliava proprio a un liquore di pigne, di prendere a piene mani da un albero queste resine. Era proprio l'immagine che avevo, tanto forte, tanto invernale, tanto autunnale. Questi profumi d'estate non li vedo possibili. Quindi questo vorrei dirvelo, anche in vista del fatto che questo profumo che si chiama Phil et Nagil è stato identificato e spiegato per il marchio Serge Lutens come una pineta piena di cicale che stanno cantando in una giornata di calura estrema al sole, quindi questa pineta ombrosa però in estate.
Ora, questo profumo di estivo, come abbiamo detto per eterno, non ha nulla, è proprio l'albero del Natale. Una mia amica che gentilmente mi ha fatto una recensione così, mi ha detto la sua, alla quale piace molto questa fragranza, mi ha detto: mi ricorda un albero di Natale al cimitero. E ti pareva che non fosse una mia amica? E sì, questa fragranza, ragazzi, è estremamente dark. Cioè, la mia amica ha ragione. Non ha nulla di estivo, non ha niente di rassicurante, ma può essere benissimo vista come una fragranza natalizia per voi, Grinch, che mi state ascoltando, che come me avete voglia di un profumo dark a Natale, perché non siamo tutti confettosi, ma anche perché rispecchia tantissimo la fragranza dell'albero di Natale. Intanto per le sue connotazioni, un po' da panettone, un po' da albero di Natale, abbiamo qui anche la frutta essiccata, la frutta candita. Sentiamo questa essiccatura della frutta molto interessante. Poi ovviamente ci sono altri sentori, proprio gli aghi di pino, perché si chiama Phil e Nagil, quindi ragazza negli aghi di pino, che probabilmente cammina negli aghi di pino, anche se Serge Lutens ha ispirato questa fragranza alle cicale più che a una ragazza. E come non citare Ether Parisi quando si parla di cicale? Ma non è assolutamente dark citare Ether Parisi, come sempre. Tanta Ether Parisi con cicale, cicale. Bene, non è una immagine che in nessun modo mi ricordi questa fragranza, che peraltro mi piace veramente tanto. Vado ad elencarvi un po' la piramide olfattiva e vi dico che questo è veramente il più particolare dei tre, perché se quello di prima di Imaginary Authors era veramente insolito per la sua nota di fragola, siamo comunque in una comfort zone di fragranze che possono incontrare il gusto di tante persone, che possono essere degli esercizi di stile, ma quando andiamo su un Serge Lutens stiamo andando sempre in un territorio inesplorato. È un profumo che si fa raccontare molto poco, un Serge Lutens. È un profumo che è fatto sopra le righe, come sempre, quasi tutti i suoi profumi sono sopra le righe, e quindi il naso di Christopher Sheldrake non poteva che scegliere delle note così strane che raccontarle. È un po' difficile, ma ci proverò. Intanto questa fragranza è del 2009, per cui è avanguardia pura rispetto alle altre, ed è un ambrato legnoso, quindi abbiamo una forte nota più invernale, più ambrata, per cui proprio estivo qua, come vi dicevo, non c'è niente. Molto ambrato, molto liquoroso, proprio, non lo so, una volta lo sentii e dissi: è una verna? Cioè sto bevendo una verna, me la sto spruzzando addosso, però sì. Probabilmente è un'immagine forse un po' troppo esplicativa, troppo deviante, però un pochino potrebbe anche essere una verna questa fragranza. Come note olfattive abbiamo questi aghi di pino, abbiamo questo alloro, questi frutti essiccati canditi che danzano con l'incenso, perché poi diventa una fragranza incensata con un fondo di vetiver, quindi una fragranza totalmente oscura. Ragazzi, è veramente oscura. È anche il colore, è così rosso, così. No, come posso dire? Come potersela mettere in estate? Non posso proprio immaginare un bosco di cicale, eppure questo è ispirato al bosco, alla pineta, scusate, di cicale che cicaleggiano e che cantano durante il sole estivo. Ragazzi, l'immaginario è bello perché è vario, non mi permetto di dire niente di Serge Lutens, che avrà avuto i suoi motivi, ma non solo l'immaginario delle cicale, ma anche il suono, quindi un suono cacofonico di cicale, perché non tireresti una ciabatta alle cicale, perché ora ci siamo scordati. Siamo in inverno, siamo quasi a Natale e c'è il jingle bell, cioè non stiamo pensando a quanto ci hanno scassato veramente tanto le cicale che tu non vorresti capire come facciano a essere ancora sulla terra, come facciamo noi a non averle sterminate tutte, a cosa servono le cicale e perché dobbiamo sopportarle tutta l'estate. Ora il Grinch non c'entra niente in questo momento, ma si impossessa di me in continuazione, anche quando non c'è il problema, perché il problema non c'è. Siamo in inverno, le cicale non ci sono. Non pensare alle cicale, ok? Queste erano le mie tre fragranze
ispirate all'albero di Natale. Mi dispiace se non sono pucciosa per questo Natale, perché a Natale siamo tutti più buoni, ma io non ci riesco, ragazzi. Quindi, se volete iscrivervi al mio canale, saprete che dovrete comprare come se non ci fosse un domani per poter stare al passo con sempre delle nuove idee di fragranze. Ma soprattutto saprete che se vi volete iscrivere, qua non stiamo bene. Qua no, evidentemente non si sta bene, cioè c'è del disagio, c'è un modo di raccontare disagiato. Io ci provo a fare la persona seria, ma non sempre ci riesco, quindi chiedo scusa. Se vi piacciono i contenuti che porto, se vi piacciono i miei cambi di umore, se vi piacciono in generale, mettete un mi piace, condividete questo video con gli amici, non fate così brutta figura, tenetevelo per voi, mettete un mi piace, mettete un pollice in su, appunto, iscrivetevi al canale e commentate con le vostre fragranze di albero di Natale preferite, le vostre fragranze che metterete il giorno di Natale. Come dissi in un altro video, potete anche elencarmi le vostre fragranze da mettere a Natale per dar fastidio alla famiglia, per dar fastidio ai parenti. Scherzo, perché ovviamente ci sarà anche quest'anno, ragazzi, la domanda: ma quando ti sposi, ma quando fai un bambino, sei fidanzato? Insomma, come diciamo sempre, vi attendono queste domande, e fra un po' vi attenderà anche la domanda di cosa fate a Capodanno. Per fortuna, o per sfiga grande, c'è il Covid, quindi penso che tutti quanti avranno questa scusante anche quest'anno per essere un pochino più dubbiosi del solito e poter accantonare le domandone. Ragazzi, è stato un piacere stare con voi, ciao ragazze, ciao ragazzi, buona giornata e buone feste dal Grinch!